Siamo collegati col presidente dell'Arezzo, Marco Matteoni. Buonasera, presidente. Ragazzi, buonasera a voi. Buonasera, stasera siamo in quattro, in tre più me, quindi lo studio è un po' più affollato. Allora, saluto tutti. Buonasera. Buonasera. Stavamo un po' commentando, no, questi primi movimenti di mercato degli ultimi giorni. Ovviamente è una questione materia di zavaglia, però da presidente, diciamo, si sente soddisfatto? Ma guarda, noi stiamo facendo una politica per risolvere una situazione che ho trovato drammatica, e sottolineo tre volte drammatica. Quindi stiamo mettendo mano al montante stipendi, stiamo mettendo mano alla situazione contabile, stiamo mettendo mano a tutto, ma cercando di creare una squadra che possa essere comunque competitiva. Quindi avete dovuto un po' rivedere i piani dopo aver scoperto, insomma, appunto queste, chiamiamole, magagne? Ho trovato una voragine che fa paura. Che è più alta di quello che è stato reso noto? Notevolmente più alta. Notevolmente più alta, quindi più di 2 milioni? Nella fascia tra 1,8 e 2 milioni, 2 milioni e 100. Questo senza gli introiti? Chiedo scusa, non ho capito la domanda. Al netto degli introiti? Questa è la situazione di buco che ho trovato. Poi gli introiti ovviamente sono cultura di... c'è ancora netto rispetto a questo. Se ce lo può ripetere un attimo, perché non abbiamo capito. Gli introiti che noi stiamo portando, sì, e abbiamo portato, sì, sono a copertura di una somma maggiore rispetto a quella che ho detto a voi. Ah, ok, ho capito. E insomma, questo, vabbè, del passato non parliamo più, però è un passato che diventa presente, perché ovviamente è una zavorra con cui dobbiamo avere a che fare. Ma guarda, io ti dico una cosa, io ho piacere di affrontare questa avventura, però quello che mi dispiace è che magari leggo qualche articolo dove vengo definito uomo da bagaglino. Mi dispiace, perché io sto cercando di fare il possibile, poi sul mio carattere, senza offesa, non deve giudicare nessuno. Io sono così, certo non cambio, però dall'altra parte sto cercando di mettere mano a qualcosa che era tecnicamente fallito. Quindi l'Arezzo era tecnicamente fallito, e quindi solo con questa scelta, no, di rimanere... Allora, diciamo che uno dei personaggi più influenti di Arezzo e dell'Arezzo Calcio, sì, ha detto chiaramente che io sono un pazzo per aver preso l'Arezzo. Certo, la situazione chiaramente era quella che era, quando c'era stata la conferenza, no, avevi detto che non avresti pagato, no, colpe che non sono vostre. E continuo a ribadirlo, tu considera che ci sono dei dipendenti, sì, dell'Arezzo Calcio, alcuni magazzinieri che sono stati assunti dalle cooperative di Ferretti, e non si capisce a questo punto chi deve pagare. Certo non noi, ma li deve pagare Ferretti, ma non capisco perché li ha assunti lui, insomma. Non... sto facendo solo un esempio di quello, certo, che ho trovato. Forse per non pesare sui bilanci dell'Arezzo, magari. Sì, sono d'accordo, però forse mi andava detto e forse mi andavano trasferiti i contratti. Certamente. E ci sono, non vorrei spingermi oltre, ma ci potrebbero essere dei risvolti penali nella gestione dell'Arezzo? Sul passato, se ci sono, sì, assolutamente sì, ci saranno, perché io non intendo sporcarmi di marmellata, ecco. Quindi potreste fare anche degli esposti, delle denunce nel caso? Assolutamente sì. Si è parlato in questi giorni, queste settimane, no, anche nella conferenza stampa di qualche giorno fa, del possibile aiuto anche, no, di imprenditori della città. Si è sviluppato questo aspetto? Cioè si sono fatti avanti? Come dissi l'altra volta, ci stiamo annusando, sì, e l'annusamento sta portando dei buoni risultati. Ci sono degli avvicinamenti che a me fanno molto piacere. Sì. Non hanno più chiesto le teste di nessuno?
Ma probabilmente glielo do direttamente io. Allora, oggi stavamo commentando la partenza di Rinaldi. Sì. Ecco, va letta sempre in questa chiave di alleggerimento dei bilanci e delle spese? L'alleggerimento dei bilanci è fondamentale, che cerchiamo di dare una mantenere un'ossatura che sia valida, però comprendi che ci sono dei contratti che sono paurosi, insomma. Quindi, dei contratti sì, che fanno terrore, non paurosi, terrore proprio. Per le cifre? Esatto. Quindi ci sarà qualche altra partenza, diciamo, eccellente? Totto Moscardelli, diciamo che sono tutti in discussione. Tutti sul mercato tranne Moscardelli? Sì. In discussione, sì. È diverso di stare sul mercato. Sì. Avete domande? Ma io volevo sentire il Presidente, ma si sente pazzo aver preso l'Arezzo? No, mi sento più che sapio, anche perché è un'avventura che tra qualche anno darà soddisfazioni all'Arezzo e a me. È quello che tutti ci si aspetta, Presidente, quindi non sarà male da aspettare. Ed è quello che mi impegno io. Certo, per te ho trovato, prima di tutto, una voragine, poi un tutti contro tutti, e questo in un'azienda non va proprio bene, insomma, no? Cioè, stiamo parlando dei dipendenti o dei calciatori, tutti contro tutti? Ma io parlo di quando si parca il cancello. Sì. Siamo tutti contro tutti, che adesso si sta calmando notevolmente. Ah, questo è importante. Eh sì. Oh, questa domanda te l'ha fatta un personaggio, poi penso impagherai a conoscere la manifestazione La Giostra del Saracino, che sì. Qui è stato uno dei più grandi giostratori della storia della giostra, e poi è diventato il più grande, possiamo dire, il re della giostra, e poi è diventato un grande allenatore o preparatore, e quindi poi avrete modo forse di conoscervi in futuro, perché è un'altra componente. Io incontro tutti perché mi fa piacere conoscere tutti, che non sono un tuttologo, come sempre. Certo. Ecco, sul CDA i nomi sono pronti o ancora ci devi pensare? Ma guarda, per adesso tengo saldamente il timone in mano io, quando ho visto tutto bene e sono tranquillo sui nomi e su quello che ho trovato, costituisco il CDA. Per adesso devo guidare da solo, sennò rischiamo di finire contro un muro. Quindi ci chiede una presenza costante in questa fase, insomma. Sì, io sarò sempre a Arezzo meno 200 settimane. Okay. Non è che ci hai fatto un gran quadro, Presidente, parliamo del futuro in modo positivo, se possibile. Ma guarda, il futuro sarà assolutamente positivo, però non sono di quelli che ti dicono che va tutto bene, tutto perfetto. Diciamo che l'Arezzo, per come era orientato, era destinato, anche per scelta forse di qualcuno, all'ennesimo fallimento. Ma questo è io... Ma Bavanel farà parte del futuro? Assolutamente sì. Bravo. Grazie. Guarda, con due certezze, Pavanel e... In questo caso chi ha parlato è l'allenatore della San Giovannese. No, perché a me quindi... piace, è una persona seria, un allenatore vero. Uno che se ne intende. No. È serio, se ne intende, però non è neanche di quelli presuntuosi. Vero, vero. Tipo Bellucci. Complimenti allora. Per adesso faccio complimenti per l'allenatore, per adesso. Perché è una persona seria e un bravo allenatore, secondo me. E a me piace poi molto. Sì, grazie. Anche perché insomma è stato veramente bravo a gestire tutta quella fase. Martino? Mi piace perché è bravo a lavorare con i giovani. E allora è bravo, a parte che è bravo a lavorare con i giovani, ma allora vuol dire che è bravo pure con noi, perché noi non siamo vecchi, insomma. Ma mica scende lei in campo, Presidente. Ma magari potessi, guarda, magari potessi. C'avevo un bel sinistro, ma adesso ci serve solo a camminare. Quindi c'è anche un passato sui campi. No, assolutamente, no. Massimo li poteva arare. Ce la facciamo, Presidente, a salvarci, sì, con la squadra. Questo è sicuro, questo è sicuro. Cioè, non ci poniamo questi problemi, allora se no lasciamo perdere, andiamo tutti a casa. No, le ricordo che anche Ventura diceva così. Sì, ma il problema è che Ventura non ci ha mai capito un cazzo. Io magari... Eh,
quindi la posizione di partenza. Scusate la franchezza, meglio questa che va bene. Bene, va bene, e niente, che dire, ma solo per capire, questa situazione sempre legata al passato prevede che bisogna mettere delle risorse, diciamo, della società, aumenti di capitale, bisogna fare qualcosa nell'immediato oppure no? Ma adesso pensiamo a far trasferire la squadra, come ci sto riuscendo. Sì. Poi dopo tutto il resto viene da sé. Bene. Presidente, un'ultima domanda gliela faccio io. Il rapporto fra Zavaglia e la squadra è migliorato? Allora, ho detto alla squadra che non si devono saltare i ruoli, mai, quindi Franco Zavaglia è il mio responsabile, però qualsiasi cosa hanno il mio numero e mi chiamano. Quindi diciamo fino a un certo punto. Bene, presidente, quindi tornerà ad Arezzo quando? Giovedì sera, massimo venerdì mattina. Perfetto. Grazie, buona serata. Buonasera ragazzi, buona serata a voi e buon lavoro. Grazie dell'intervista. A grazie, presto. Grazie. Buonasera, presidente. Buonasera.